Ciao ragazze, allora oggi vi farò vedere come si fanno i macarons. Allora, innanzitutto ho preso 200 g di albume invecchiato, mi raccomando, 400 g di zucchero, 200 g di farina di mandorla setacciata e 200 g di zucchero a velo. Allora, la prima cosa da fare è prendere albume e zucchero e metterlo in planetaria. Iniziamo a montare prima solo l'albume. Velocità massima. Quando avrà raggiunto questa consistenza, andiamo a togliere. Poi nel frattempo che riposa la bevuta, andiamo ad unire per davvero farina di mandorle con una frutta, andiamo a mischiare i due componenti. Ok, questa la mettiamo qui. Con questa giriamo un po' questo. E lo andiamo a mettere nella farina di mandorle in tre volte, quindi passaggio da questo. Se li volete fare colorati, colorante in polvere, mi raccomando, deve andare quando si monta la merendola. Io li dovrò fare così, questo colore qua. Una volta così, siamo alla seconda parte. Vuole un po' di forza, però riesce. Repeat. Voi direte quant'è che è pronta? Quando è che è pronta? Quando cadrà che non si spezza, cioè, cadrà al mazzo. Thank you.
passa un altro ruolo. Andiamo a preparare la sacca a poche con il beccuccio. Il beccuccio dovrà essere questo. Nel frattempo ci prepariamo anche le teglie con i tappetini di ripiego. Credo che con 5 ce la farò. Vediamo. Facciamo un altro giro. Il composto dovrebbe essere così. State, diciamo, a nastro, si dice. Allora, la prima cosa che farò è andare a, come si dice, non mi viene, capirete, vabbè, oddio come si dice, volete una grandezza media? Dovremo andare nel primo cerchio. Se invece volete una grandezza un po' più grande, dobbiamo andare nel secondo cerchio. E mi piace di più nel secondo cerchio. Qui sembra che non c'è neanche bisogno di sbattere, ma noi sbattiamo lo stesso. Anche un po'. Vedete che fanno queste piccole bolle d'aria. Vedete qui. Non so se si vede, con uno stuzzicadente andiamo a togliere. Mamma mia, allora nel frattempo che sì, ho messo, vabbè, tocco, vabbè, stavo dicendo, nel frattempo che si asciugano e fanno quella famosa crosticina, noi beviamo qualcosa di rinfrescante. Ma quanto sono carini. No, vabbè. Mi piacciono troppo. Ah, ok. Mi sono dimenticata una cosa. Dobbiamo accendere il forno. Um, 150 gradi per circa una 15 minuti. Ok, il forno è partito. E nel frattempo si riposano. Loro si devono riposare, capito? Non io. Andiamo a bere qualcosina di rinfrescante. Allora, un Energade. No, Powerade. Sali minerali. Sali minerali? Sì. Non so da voi, ma qui, Napoli, fanno 36 gradi. Oggi pomeriggio alle 5:20. Ovviamente, dobbiamo anche pulire, perché come abbiamo sporcato, dobbiamo anche pulire. Quindi mettiamo tutto a posto, sempre nel frattempo che sale il forno e si riposano i macarons. Dobbiamo pulire tutto.
Ciao, ciao. Pulitevi da soli. Uno, due. Uno, due, tre. Ecco qui, bastava dire la parola magica. Provateci anche voi, funziona, si sono lavati da soli. Allora, la crosticina, la prova sarà questa, vi faccio vedere. Allora, appoggiate un dito, sorry, un dito sul macarons e quando vedete che non attacca, vabbè, se ammaccato non fa niente, questo qua lo butteremo. Vuol dire che è pronto. Vedete? Guardate qui. Comunque, sono pronti. Il forno è arrivato anche a temperatura e quindi andremo ad infornare. Sono le ore 6:20, quindi a meno 5 dovremo controllare. Ma io vi faccio vedere un altro trucchetto. Allora, una volta passati più o meno 5 minuti, i macarons dovrebbero fare quella crosticina. Una volta alzata quella crosticina, andremo ad aprire il forno e fargli prendere un po' d'aria. Quindi, come vi faccio vedere. Guardate che per me il momento del forno è un momento tipo parto. Perché sto in ansia, sudo, sto sempre vicino al forno, non mi muovo, li guardo sempre per tutti e 15 minuti, a volte anche 17. Devo aprire il forno, poi richiudere, aprire il forno, se la crosticina non mi piace, non lo so, chiudo il forno. Ah! Vabbè, comunque è tutto a occhio, non c'è una regola, purtroppo. Sono io che la regola non la conosco. Ma va bene così, li faccio, mi piacciono. Sono trascorsi quasi 5 minuti, io sto sempre qui vicino al forno e udite udite, guardate guardate, la crosticina si sta formando, madonna, troppo belli! Vabbè, iniziamo a chiudere perché sennò si abbassa. Quando apriamo il forno la crosticina si abbassa, quando lo richiudiamo si rialza, quindi vabbè, un po' particolare. Allora, guardate adesso come si è fatta la crosticina, piena di mollica, un po' spaccata ovunque, quindi lasciamo un po' aperto il forno, si abbassa un attimo e poi richiudiamo. Lo so, ci vuole un coraggio a stare vicino al forno 40 gradi. Ok, si è abbassato un pochettino, possiamo richiudere. E sono passati altri 5 minuti. Quindi penso altri 5, 6, anche 7 va. Minuti, sono pronti. Ansia. Si sono alzati di nuovo e noi riapriamo il forno a 40 gradi all'ombra. Oh my god. Vabbè. Belli. Attendiamo un altro minutino con il forno aperto e poi richiudiamo di nuovo. Beviamo un altro poco di Powerade. Perché sto buttando il sangue nel frattempo che li contemplo. Ok, si sono abbassati un'altra volta, richiudiamo il forno per poi testare la qualità, la prova del 9. Sono quasi meno 5, il tempo sta scadendo, quindi a meno 5 esatti prendo un macarons e testo un po' la cottura. Muniamoci di una spatola, è arrivato il momento della prova. Allora, prendiamone uno. Lo appoggiamo qui, vediamo se all'interno è cotto o è crudo. Mm.
la mollica ci deve essere. Però forse un altro minuto nel forno va più che bene. Quindi richiudiamo il forno, facciamo stare un altro minuto. Ok, abbiamo tolto i nostri macarons dal forno. Cioè, io li vedo perfetti. Il colore non è proprio come quello del video, è un po' più beige. Però dai, tutto sommato, attendiamo che si raffreddano un po' e poi li togliamo dal tappetino. Allora, secondo me se li togliamo dalla teglia si raffreddano più presto. Quando è che mi accorgo che sono veramente pronti? Se faccio così si tolgono da soli. Allora, vediamo un po'. Cioè, voi direte non è perfetto, ma per me che provo a fare i macaron da 3-4 anni e non mi sono mai riusciti, è una soddisfazione. Allora, i macarons sono tutti qui, belli, carini, carini, carini. Tanto è questo qua, me ne faccio vedere uno. Ecco qua. È ancora caldo. Adesso ne rompo uno così vi faccio vedere all'interno com'è. Allora ragazze, se malauguratamente ci sono questi buchi sotto, perché magari non si sono scollati bene, perché io vado sempre di fretta, chi come me, allora, prendiamo questo che è un po' spaccato e adesso faccio vedere com'è all'interno. Vedete com'è morbido qui? Lo vado. All'interno c'è questa mollica morbida bianca, non so se si vede, e questa è proprio la particolarità del macarons, a differenza della meringa. Adesso con quelli là rotti, sapete che faccio? Ci metto un po' di crema Bueno e me lo mangio. Mamma mia, Teresa stai a dieta. Ragazzi, comunque adesso ho finito e fatemi sapere se vi sono piaciuti questi macarons imperfetti ma perfetti, e vabbè, un bacio, al prossimo video, ciao.